Dei luoghi in cui mi sento più in contatto con la poesia e sono gli orti. L'orto è un posto che mi proprio mi porta in risonanza col lavoro poetico. Certe botteghe, come per esempio quella del calzolaio, non si vedono più tanto, ma ce n'è ancora. Il calzolaio, l'orologiaio, lo scalpellino, quelle mi ricordano un'altra parte del lavoro poetico che è appunto scalpellare, cucire, mettere a punto i meccanismi della lingua. E mi piacciono i giardini, gli alberi. E mi piace stare a casa mia senza far niente al mattino, non rispondere al telefono, non parlare. Allora può darsi che la poesia arrivi.